Una partita contro Faenza che è stata molto simile alle altre, sempre tiratissima e difficilissima da portare a casa, tant'è che Faenza poi è riuscita anche a condurre per larghi tratti della partita. Poi, anche grazie a un super Poltroneri, a una magica rimessa e una serie di azioni, ha riportato Firenze a contatto e poi c'è stata una grandissima reazione di orgoglio. Sì, diciamo che sapevamo. Bravo, appunto. Capitano! Appunto, sapevamo che loro sono una squadra che vivevano di folate, quindi di alti e bassi, un po' come noi. Quindi siamo stati bravi, soprattutto nel quarto quarto, quando siamo andati meno 10, a stare uniti e a riuscire a portare a casa questa vittoria, questo passaggio del turno, che comunque è molto importante per noi, per la città, per la società. Quindi siamo molto contenti, penso che sia stata comunque una prova di squadra. Ecco, ora si festeggia una mezza giornata e poi già a testa alla semifinale con una durissima Orzi Nuovi. Sì, beh, loro partono da favoriti, noi siamo comunque una squadra che è passato il turno, ha avuto tante difficoltà quest'anno, quindi siamo contenti di potercela giocare, la giocheremo a viso aperto, a testa alta, senza nulla da perdere, e vedremo un po' cosa viene fuori. Ecco, poi Blood ci ha detto che per scommessa c'era da farti crescere solo i baffi. Poltroneri, diciamo, non ha molto rispettato la scommessa. Come no? No, io sono il primo a essermi rifatto. C'è un po' di ricrescita, dovrò risistemerai per la semifinale. Sì, però sto il primo, quindi grazie.